Caro Enrico Boni, qualche settimana fa, più o meno in questa posizione, ai nostri microfoni, avevi detto: parmigiani, sappiatevi regolare, quasi come faceva a suo tempo Zambrelli, il meteorologo, con le previsioni torneamento di qualche anno. Sappiatevi regolare, perché la partita tra Genoa e Parma, insomma, potrebbe essere pericolosa. Vi date appuntamento a questo match e ci si arriva con il tuo Marino un po' con le ossa rotte ultimamente, quindi confermi la tua previsione. Quanto rischia il Parma oggi? Rischia parecchio, è una partita molto difficile. Se il Parma riuscisse a conquistare un risultato positivo, per risultato positivo intendo il pareggio, escluderei le possibilità anche minime di una vittoria, sarebbe veramente una grande, grande prestazione e un ottimo risultato. Il Genoa, anticipo la domanda successiva, viene da 3 sconfitte consecutive, 2 in trasferta e 1 in casa, però ricordiamoci che prima di questa miniserie negativa aveva battuto in casa, in ordine sparso, l'Udinese, il Napoli e la Lazio. Questo come si può leggere? Questo si può leggere con il fatto che Marino continua a essere per me un allenatore molto 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 bravo e altrettanto sfortunato, perché la sequela di infortuni che lo ha proprio penalizzato soprattutto nel reparto difensivo ha veramente pochi uguali. Oggi per il Genoa è una partita importantissima, sono convinto che la squadra si stringerà attorno all'allenatore, perché un risultato negativo avrebbe conseguenze penso veramente nefaste. Il Parma troverà un ambiente caldissimo e una squadra che sul suo terreno, al di là di tutto, è una squadra che vale parecchio. Ma pensa se dovesse essere proprio esonerato il tuo Marino per colpa del Parma? No, non esiste, dai. Può il Genoa fare un passo indietro, esonerare Marino, che ha comunque il contratto anche per la prossima stagione e che è arrivato a Genoa e che fino a qualche giorno fa o qualche settimana fa, fra gli allenatori subentrati, e l'hai scritto anche tu mi pare, era uno dei fra i primi 2 o 3, quelli che aveva avuto la media punti più elevata, quindi non scherziamo. Peccato, veramente peccato, che il Parma vada a Genoa in questo momento. In un altro momento forse qualche possibilità di fare il risultato positivo l'avrebbe avuto. Oggi è veramente una partita difficile, una gara sconsigliabile ai deboli di cuori. Sarà molto importante l'approccio alla partita, i primi 30-35 minuti. Parma sfortunato perché affronta la partita in questo momento, voglio dire, c'è una crisi in atto. No, è anche per questo sfortunato. Parma sfortunato perché... Anche perché di solito il Parma rigenera chi è in crisi. Sì, questo sì. E poi purtroppo ci sono partite per il Parma nelle ultime stagioni, la statistica ci insegna, che sono praticamente segnate, cito in ordine sparso i vari Cagliari, i vari Catania, la Roma è scontata. Lo stesso Genoa, dove l'anno scorso subimmo una sconfitta più o meno in questo periodo, qualche settimana prima una sconfitta altrettanto cocente, insomma, partita molto difficile da affrontare per il Parma, parliamo del Parma, con la necessaria calma, altrimenti sarà veramente dura. Certo che per te è una partita, insomma... Per me è una partita che sarebbe meglio che non la guardassi, perché il mio cuore è diviso a metà, quindi il risultato che potrebbe accontentare tutti un bel pareggio, ma non lo so. Beh, accontentare tutti, forse il Parma, il Genoa non so se si... No, insomma, dipende molto anche da come sarà la prestazione. Un punto con il Parma potrebbe anche accontentare il Genoa, anche se la squadra cercherà sicuramente di vincere, sì. Non credo che Marino rischi se pareggia con il Parma. Ma tutti i figli di Capozzucca, che ha detto che l'allenatore non è in discussione? Ma Capozzucca è già stato dimissionato per la prossima stagione e comunque, sì, mi fido, non può essere in discussione. No, sarebbe un autogol clamoroso. Vabbè, preziosi. Vabbè, dai, presidente come altri, non particolarmente mangia allenatori se guardiamo le statistiche. Se c'è uno che mangia gli allenatori, di solito sei tu quello. Sì, e quindi non voglio nutrirmi delle carni di Marino perché... Sarebbe... Sono un po' indigeste le carni di Donadoni, nel senso che non lo mangi. Adesso mi metti in discussione anche Donadoni. No, Donadoni. No, non è che te lo metti in discussione, sei tu che non lo metti in discussione. Donadoni sta facendo molto bene, farà altrettanto bene per il proseguo del campionato. Io che sono un profeta in arte, oltre che Sergio Banco, come mi definisci e Mario Pinto. Io avevo detto che Donadoni avrebbe avuto 2 partite difficili, difficilissime, Roma e Genoa, e avevo ammonito, non discutiamo Donadoni se in queste 2 partite farà 0 punti. La rinascita poi ripartirà da Napoli-Fiorentina.
Ah, quindi cioè hai previsto due sconfitte? Io avevo previsto due sconfitte, una purtroppo si è avverata, speriamo di sbagliare la seconda previsione. Grazie Nostradamus. A voi.